La sostenibilità anche nel campo di questo particolare fenomeno che è il consumo dell'acqua a fini potabili, cioè per bere, sicuramente pone dei problemi, perché quando si fanno delle scelte come quella che stiamo facendo, abbiamo fatto noi all'Università di Udine, di introdurre degli erogatori di acqua per le borracce in alternativa all'acquisto di acqua minerale in bottiglia, è chiaro che crea dei conflitti fra chi vuol vendere le bottiglie d'acqua e chi invece propone questo genere di alternativa. Ma questo succede normalmente nell'evoluzione. Stiamo sempre di più lavorando in Italia, in Europa e quindi anche in Friuli Venezia Giulia, per esempio, sul rafforzamento e il potenziamento di quella che si chiama l'economia circolare. L'economia circolare è quella modifica dell'economia tradizionale, che noi chiamiamo lineare, verso una economia che sia in grado di azzerare o di eliminare quasi del tutto la produzione di rifiuti, reintroducendo le materie che vengono utilizzate nel circuito produttivo, quindi questa circolarità. Ebbene, anche questa iniziativa vuole avere questo scopo. E quello è quanto noi abbiamo cercato di promuovere, perché con questa iniziativa noi cerchiamo di dare applicazione a quella che è una direttiva approvata nell'estate del 2019 dell'Unione Europea, che è la direttiva 904, che proprio stimola gli Stati membri, e noi siamo parte di questo sistema, a orientare l'organizzazione della produzione e del consumo verso la riduzione della cosiddetta plastica monouso. Sono tante le plastiche monouso, una di queste ovviamente sono i contenitori delle bottiglie di acqua minerale. E quindi, come conferenza dei rettori delle università italiane, CRUI si è proprio adottato a questo filone, e la CRUI ha proprio invitato le università italiane a farsi protagoniste nel promuovere l'economia circolare anche nel consumo dell'acqua minerale.